Ecco, lei ha fatto un solo uovo, anzi non ne ha fatti due e la compagna ne ha fatti uno, ma le ho messe tutte e tre alla compagna, lei gliene ho messe tre finte per vedere se continua. Poi non si sa nemmeno se sono fecondate perché sono molto giovani, si sono accoppiate moltissime volte, questo è vero, però sono troppo giovani, quindi può darsi che la prima covata sfumi. E magari anche la seconda. Vedremo. Le ho divisi, eh? Ne ho messi due in una voliera e due in un'altra. Perché? Perché non sia mai dovessero nascere folli, non vorrei che l'altra coppia li massacra. Nonostante ci sia un grande affiatamento tra di loro. Questi l'ho rimessi in gabbia invece perché in voliera non hanno apprezzato per niente ed erano molto infelici. Se gli mettevo in nido, la bianca, questa qui, massacrava la povera Lola, questa verde. La massacrava veramente, eh? L'avrebbe uccisa nonostante i nidi fossero due. Infatti ci bisogna metterne due per ogni femmina, figuriamoci. Già ho faticato a trovare lo spazio per mettere quei due nidi, te lo immagini. E quindi niente, se le staranno in gabbia, vedo che apprezzano. Il nido piace a tutti e due, staremo a vedere. Facciano quello che gli pare. Questo la coda non la mette nemmeno a morire. Casca la coda come a lei. Boh. Ecco, lei è Tania, quella che ha fatto solo due uova. Ma nel nido ce n'ha tre, tutte finte però. Per vedere un po'. Se non ne fa altre gliele levo e per un po' sta ferma. Qui è rinato l'amore. Anche qui è rinato l'amore. Vedremo cosa succederà, eh? Guardate che baci. È rientrata subito nel nido.